Ecco, io sono Valerio del Movimento 4 Dicembre, cioè, che è nato in riferimento al referendum del 4 dicembre 2016, quello contro la riduzione dei parlamentari e la riforma costituzionale, secondo i piani di Gelli, che vogliono riproporre. Salvini, Di Maio, adesso questo, il decreto sicurezza, è l'antipasto, poi si arriva alla riduzione del numero dei parlamentari, che vuol dire dittatura, vuol dire nuovo fascismo, vuol dire che saranno ancora eletti ancora i parlamentari come i parlamentari come Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega Salvini al Senato, che è condannato in primo grado per essersi fregato i soldi in Regione Lombardia, e il nuovo deputato leghista europeo Ciocca, anche quello condannato. Qui siamo di fronte a un manipolo di condannati e indagati che stanno portando avanti la nuova P2, il nuovo progetto reazionario anticostituzionale, e il decreto sicurezza è solo un antipasto, perché poi si arriva alla riduzione dei parlamentari, bisogna fare un nuovo referendum contro la dittatura che i nuovi fascisti Di Maio, Di Battista, questi 5 Stelle di Licio Gen vogliono fare il colpo di Stato con appunto la Lega, che è l'altra di chi? Di Silvio Berlusconi, la tessera 1816 della P2. Questo è il vero discorso, che siamo ancora con il discorso della massoneria, della dittatura col progetto di Licio Gelli. È quello che bisogna opporci a tutti i livelli con un nuovo referendum. Per quello noi, Movimento 4 Dicembre, c'è anche il canale su YouTube, difendiamo i diritti cittadini con il Movimento 4 Dicembre. E quello bisogna dire no al nuovo colpo di Stato della nuova P2, Salvini, Di Maio, Romeo e tutti gli indagati condannati. Una vergogna, andate a casa, dimissioni. Grazie, c'era Filippo.